Noi ci attendiamo, come immagino anche voi, che finalmente ci sia un Parlamento e un governo, perché noi da gennaio non abbiamo più interlocuzione e vi parla il sindaco di una città che è profondamente indebitata, non per debiti che abbiamo fatto noi, e devo dire con onestà nemmeno debiti che hanno fatto chi ci ha preceduto. Sono debiti addirittura, pensate un po', lo dico per chi non è di Napoli, che ci trasciniamo dal 1981, dal terremoto. Un paese che non investe non guarda al futuro. A noi ci dicono che non si può fare niente, che avete i blocchi normativi, blocchi finanziari, non si può investire, non si possono fare mutui, non si può assumere. Ma come si fa a non assumere? Voi sapete qual è l'età media dei dipendenti dell'azienda di igiene urbana della città di Napoli che si occupa della pulizia della città? 62 anni. Sono 7 anni che non si può assumere. Un paese così non può andare avanti, deve fare delle scelte. Adesso vedremo questo contratto che ogni giorno si arricchisce sempre di nuove pagine, sembra più un regolamento di condominio che un accordo politico e di governo. L'altra cosa che vorrei dire per dare un segnale e un flash: in questa città non c'è solo turismo e cultura, non c'è solo un'immagine ritrovata, non c'è solo un orgoglio, e consentitemelo anche di dire, una città come Napoli, che ha avuto il coraggio di rompere definitivamente il rapporto tra la politica e la criminalità organizzata, ma ci sono investimenti importanti, ne voglio citare solo tre. Ormai siamo all'aggiudicazione della gara per l'abbattimento delle pere. Là non è solo un'operazione di abbattimento, attenzione, nel progetto c'è il più grande progetto di rigenerazione urbana del luogo simbolo di Gomorra. Andrà nell'unica vela che rimarrà in piedi, ci sarà la sede della città metropolitana, quindi la periferia che diventa centro. E quello che voglio sottolineare, un'assise così importante, che quel progetto ha visto la condivisione degli abitanti delle vele. L'altro progetto è Bagnoli. Bagnoli si è raggiunto un accordo col governo nazionale e col governo regionale, ma soprattutto col governo nazionale, il migliore possibile che si poteva raggiungere. Sono già in corso i lavori della bonifica, bonifica integrale e rimozione della colmata. È opportuno che ci sia l'impegno da parte di tutti per chiedere al nuovo governo di non tornare indietro, perché parliamo di bonifica, di recupero della linea di costa, di spiaggia, di polo di imprese, di archeologia industriale, di parco, di terziario, di università. E poi il lavoro ottimo che stiamo facendo col porto di Napoli e l'autorità portuale, da Bagnoli al lungomare ovviamente del centro di Napoli e a San Giovanni, periferia est, dove c'è un progetto che mette insieme nel centro la parte più turistica, a Bagnoli la parte del recupero della linea di costa e a San Giovanni la parte più cantieristica delle merci. Insomma, in questa città io il segnale che vorrei dare è che oggi conviene investire, innanzitutto perché c'è un rapporto corretto con chi amministra questa città, e io mi auguro davvero, certe volte non sempre si riesce a essere ottimisti da questo punto di vista, che ci possa stare la cooperazione istituzionale la più alta possibile. Guardate, io ho avuto, e chiudo su questo, in questi 7 anni i rapporti col Presidente del Consiglio Berlusconi, poi abbiamo avuto Monti, poi abbiamo avuto Letta, Renzi e Gentiloni. Sono tutti governi con cui siamo molto lontani politicamente, perché noi siamo un'espressione autonoma, io non sono iscritto a nessun partito, 7 anni fa abbiamo vinto contro tutti, e devo dire la verità che per noi è fondamentale il rispetto delle istituzioni e il rapporto corretto tra tutte le istituzioni. Col governo Gentiloni, lo voglio dire con l'onestà intellettuale che mi contraddistingue, in un anno, dopo un conflitto durissimo che abbiamo avuto col governo Renzi proprio su Bagnoli, e che devo dire l'abbiamo spuntata sotto il profilo della difesa dei territori e delle prerogative del Consiglio Comunale e della città di Napoli, perché se non coinvolgi il territorio non puoi mai realizzare nessun progetto, si è instaurato un rapporto istituzionalmente corretto. Insomma, i sindaci, e questo è l'appello che voglio mandare, dico i sindaci perché ne abbiamo discusso ieri in Consiglio Nazionale dell'ANCI, non è un caso che i sindaci tra di loro vanno molto d'accordo. Io quando parlo con un sindaco alla fine della discussione gli chiedo: tu di che partito sei, a che movimento appartieni? Perché noi siamo tra la gente, noi conosciamo quali sono i bisogni, quali sono le necessità, quali sono i sogni, quali sono i problemi. E l'Italia forse, se ripartisse da una idea di unità nella valorizzazione delle differenze, nella capacità di ritrovare una coesione che non porti all'uniformazione del pensiero, ma bensì alle autonomie. Io questa è la sfida che mi vorrei lanciare a un governo che probabilmente sarà guida comunque fortemente anche leghista. Quindi noi potremmo dire che da questo punto di vista non ci potrà essere ascolto. Io la voglio lanciare da Napoli la sfida. Noi vogliamo essere la prima città d'Italia a statuto autonomo. Dopo 7 anni che io non riesco a fare un bilancio senza spendere un euro,
io sono convinto che se noi avessimo la totale autonomia, con la possibilità solo di spendere i fondi europei che maggiormente dovrebbero essere destinati alle grandi aree urbane e i fondi nazionali, noi avremmo la capacità di creare ancora di più economia dal basso. Ed è per questo che io mi auguro che tanti giovani, che ringrazio perché in tantissimi stanno investendo a Napoli, in tantissimi stanno tornando, il che è una notizia secondo me, significa che in questa città si può investire. Per quello che potrò fare nei prossimi 3 anni, sarò sempre grato nei confronti di tutte le persone che decidono di investire, lo fanno in una città dove è tutto più difficile, ma che quando superi gli ostacoli a Napoli e raggiungi un obiettivo, devo dire anche la soddisfazione, diventa più grande. Quindi grazie per aver scelto Napoli, perché è anche il modo per chi non è di Napoli di conoscere non solo le nostre sofferenze che sono tante, ma anche le nostre bellezze che spesso non si trovano nei mezzi di comunicazione nazionali e internazionali. Buon lavoro e sicuramente assicureremo il massimo della cooperazione. Grazie. Grazie Sindaco, buon lavoro a lei ovviamente.